cosa devo fare perché quest'uomo mi regali dei fiori. Dal proscenio una danzatrice indica un signore seduto di fronte a lei in prima fila. Si fa suggerire delle frasi dalla collega che le sta accanto. Con esse si rivolge alla persona scelta. Il pubblico viene sempre travolto dai ballerini che imperversano, danzano, avanzano ondate dal fondale verso la ribalta, si fermano, corrono nuovamente indietro per dirigersi di nuovo verso il pubblico. La vita è bella, viva la vita, la mer, la mer! Scene spesso accompagnate da frasi gridate in modo caotico verso il pubblico. Nel corso degli anni il teatro di Pina Bausch è diventato sempre più gioco per il pubblico, offerta per gli spettatori. Spesso i danzatori avanzano proprio sul proscenio, verso la secolare linea di demarcazione tra spazio scenico e platea. Stanno in fila, sul limite estremo di questa linea, si rivolgono al pubblico, gli chiedono e gli offrono qualcosa, si esibiscono in pezzi di bravura, escono dal loro ruolo. Interrompono le azioni, parlano delle loro sensazioni e delle paure in quel momento, e poi riprendono a recitare. Il loro privato è chiaramente un gioco, si intuisce che è frutto di un esercizio che fa parte del ruolo. Affermano di non ripetere le risposte date durante le prove, perché Pina le ha trovate false. Alla loro risposta aggiungono qualcosa che in realtà avrebbero voluto ancora dire, ma non hanno osato per timore che Pina lo trovasse stupido. Assistere e recitare si mescolano, diventano unico elemento interpretativo. Non costituiscono più il criterio di differenziazione tra pubblico e attori. Una danzatrice canta una musichetta al suo tesoruccio, una donna è stesa sul pavimento e urla, un'altra geme dentro un microfono, in tutti i registri vocali, in tutte le versioni. Un ballerino spiega trucchi e falli possibili nel gioco del calcio. Un altro si chiude sulle dita, coperto di pianoforte. Si esibiscono in pezzi di bravura, danno prove di abilità, si fanno male. Esibizione eseguita da qualcuno che il gruppo gratifica con un applauso. Le azioni sceniche sono sempre più sorrette dalla mimica del presentare, del presentarsi, dell'esibirsi nel canto e nella danza, nonché dal reciproco giudicarsi. La condizione di stare a guardare si fa azione scenica.